così rivediamo il dato ben stampato lì. Eccolo qui. Allora, nuovo balzo in avanti del surplus della bilancia commerciale. Il saldo di maggio è di 20,3 miliardi dal precedente di 19,4 miliardi di aprile. Il risultato di maggio è superiore alle stime di consenso che indicavano un surplus a maggio di 20 miliardi. Allora, poi ti do anche la nota polemica rispetto a questo dato, Davide, però ti voglio far vedere, grazie alla regia, se possiamo vedere, diciamo, l'andamento della bilancia commerciale della Germania da oggi a ritroso, insomma, per arrivare agli anni addietro. È questo? Ma non so se è questo comunque, perché. Allora, tra poco lo faccio, vediamo se è lo stesso che ho io. Comunque, lo voglio mostrare perché si vede maggiormente. Adesso lo vado a recuperare io dalla regia, non c'è nessun problema, dovrei averlo io via mail. Perché, caro Davide, emerge come all'inizio degli anni 90 la bilancia commerciale, eccolo qui. Ecco, regia, se possiamo inquadrarlo dal mio computer lo vediamo sicuramente meglio. Questo è un po' più comprensibile rispetto a quello. Eccolo qui. Lo ingrandiamo anche. Ecco, Davide, praticamente dagli anni 90 praticamente eravamo a zero. Poi c'è stata una crescita continua fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui il saldo è di 20,3 miliardi di euro. Allora, com'è? Perché. Cosa succede alla Germania? Cioè, come è riuscita a fare questo balzo in avanti? Ti aggancio anche la nota polemica, perché secondo qualcuno la Germania, anche attraverso tutto ciò, provoca squilibri macroeconomici nell'Eurozona. Allora, lascio a te l'analisi in generale di quello che è accaduto, della linea appunto crescente che ha subito il saldo della bilancia commerciale negli anni. Beh, intanto diciamo che la bilancia commerciale tedesca e quella degli altri paesi, soprattutto degli Stati Uniti e anche della Cina, d'ora in poi saranno senz'altro ben più, come dire, sotto la lente degli operatori, perché è qui che si registreranno eventualmente gli effetti dei dazi, nel senso che bilancia commerciale, diciamo se ci sono meno esportazioni, se ci sono meno. Come dire, se diciamo, i movimenti sono meno come dire, importanti, qui si vede subito. Cosa dire di questo grafico? Beh, che secondo me emerge immediatamente il beneficio che la Germania ha avuto dall'ingresso dell'euro. Cioè, e questo è altrettanto noto, provate ad immaginare che cosa capita quando. Intanto si vede un po' l'effetto in qualche modo dell'incorporazione, diciamo così, della vecchia Germania Est, no? Che ha un Sì. effetto, diciamo, un po' così negativo sull'andamento di questa bilancia commerciale. Poi cosa succede? Succede che quando gli altri paesi, come posso dire, come l'Italia, come la Grecia, diciamo, perdono la sovranità monetaria e perdono la possibilità di svalutare la propria moneta e quindi di essere competitivi nelle esportazioni, il beneficio è tutto della Germania, della grande qualità dei prodotti dell'industria tedesca che danno questo effetto di bilancia commerciale. Ok, rispetto alle polemiche, insomma, questo dato che sarebbe destinato ad alimentare le polemiche che credono che la Germania in qualche modo provochi squilibri macroeconomici nell'Eurozona. Beh, gli squilibri sono probabilmente proprio legati a questo, cioè la Germania è un paese con una potenza, diciamo, industriale non confrontabile con quella degli altri paesi europei. Per esempio l'Italia fa molto bene a livello di piccola e media impresa, però a livello di quantità di produzione siamo lontani. Siamo più bravi a fare prodotti su misura, diciamo così, del cliente, però loro sono più globali, più globalizzati. Per questo sono. L'indice sono il paese che potrebbe soffrire di più di tutta questa politica dei dazi e questo dato, dovremmo ricordarcelo bene, sarà senz'altro sotto la lente anche nei prossimi mesi. Certo, va bene Davide, altre un paio di considerazioni ti chiedo. Intanto cosa ti aspetti dal discorso di Draghi oggi ed eventualmente agganciamoci anche dagli altri discorsi che caratterizzeranno questa settimana, cioè quello del ministro dell'economia Tria e poi anche del governatore di Banca Italia Visco. Beh, diciamo in generale, in qualche modo tutta questa guerra commerciale e anche le tensioni che in Europa si sono create sui migranti hanno un po' messo, cioè, per
Prima sembrava che i problemi dell'Unione Europea venissero solo dalla componente finanziaria, no? Quindi Draghi aveva le redini in mano e per certi versi ha fatto anche un ottimo lavoro, salvo poi così qualche contraddizione sul caso Italia, secondo me, diciamo così, nel momento di criticità politico per il nostro paese, prima della formazione del governo, e poi adesso sappiamo qui andiamo verso fine mandato per lui. Quindi Sì. Draghi sarà importante perché comunque non è più l'unica pedina su cui si muove l'equilibrio dell'Unione Europea, soprattutto di quella monetaria. E gli altri governatori vedremo quanto sono allineati anche a queste nuove prospettive di tapering che, come dire, su cui in qualche modo ci si aspetta anche ulteriori dettagli. Ok, intanto c'è un'ultima ora, ministro del petrolio del Kuwait, la nostra produzione dice aumenterà per tenere stabile il prezzo del petrolio. Davide, il petrolio è un altro osservato speciale. Beh, l'economia cammina, il prezzo del petrolio è salito molto dai minimi, più che raddoppiato, è salito molto anche da inizio anno, credo sia tra gli asset che da inizio anno hanno registrato la miglior performance. Diciamo ancora che siamo sufficientemente lontani da quella quota 100 euro che a lungo ha visto protagonista il petrolio, che aveva un po' poi anche spaventato gli investitori. Però diciamo che ci starebbe che il petrolio consolidasse attorno a questi valori, perché sono comunque valori che stanno bene a tutte le parti in gioco. Certo, senti, prima di partire con le richieste, ti chiedo a tuo parere, visto che abbiamo fatto di nuovo il giro di notizie, abbiamo ancora riportato in superficie tutto il ragionamento intorno ai dazi, ad esempio, a cosa stanno guardando con maggiore attenzione i mercati? Come li vedi tu personalmente? Beh, li vedo più a ventaglio, no? Infatti sono più nervosi. Prima a preoccupare erano solo le politiche delle banche centrali. Ora ci sono la guerra commerciale, le faccende politiche importanti nell'Unione Europea, quindi la storia dei migranti, diciamo così, non tanto in sé come storia, ma per gli equilibri che può ricompattare o spezzare all'interno dell'Unione. E poi ovviamente rimangono sempre le solite tematiche. E soprattutto qui c'è anche però un occhio attento, vedrete, ai dati, alle semestrali, perché si guarderà Eh sì. Va se l'economia risulta comunque sempre in crescita oppure bene, allora parto con i messaggi. Salvatore chiede una strategia Mediaset sul titolo Mediaset Long. Peraltro è stato alzato il rating per il titolo di Mediaset da alcuni analisti, che era stato invece abbassato da altri. Davide. no. Esatto, e quindi il titolo si ritrova ad avere bucato un'importante area di supporto che secondo me sta intorno ai 2,80 euro e attualmente ci si sta riportando vicino. Potrei dire che somiglia un po' a un pullback, io sarei prudente. Per chi ce l'ha suggerirei di monitorare area 2,80 con forte attenzione, se non riesce a superarla il titolo forse andrebbe lasciato. Ok, poi abbiamo STM. Ok, STM, beh, insomma, il titolo, anche se ha avuto uno scrollone, diciamo, all'indietro piuttosto importante, però rimane un titolo con un grafico che è aperto a ogni situazione, quindi direi da monitorare. Sono a ribasso l'area di supporto, un po' lontana ancora, in vero, dei 17,10, a rialzo invece si va verso una prima resistenza abbastanza importante in area 20,70. Va bene, allora, ripetimi l'area, scusami Davide. 20 e 70. 20,70, ok, poi Snam. Snam Rete Gas, un Sì. titolo diciamo che va bene per ogni stagione, direi. Lo so, In infatti. linea di massima, ovviamente il titolo, diciamo che dall'inizio dell'anno non ha brillato particolarmente. Se proprio uno volesse osservarlo, diciamo che il titolo ha un trend discendente relativamente ai massimi dello scorso novembre e poi quelli di questo mese di maggio, però sappiamo che questo è un titolo che insomma tutto sommato è poco volatile e poi paga degli ottimi dividendi. Attualmente nei pressi di una resistenza che se violata a rialzo, poco sotto 3,70, area 3,65 circa, se violata a rialzo può aprire scenari rialzisti interessanti. Ok, allora Grazia sul nostro sito ci scrive: buongiorno, mi piacerebbe avere una strategia per Unicredit. Allora, Unicredito è invece un titolo del settore bancario che a mio parere
ha meno appeal di quelli che abbiamo visto finora dal punto di vista puramente grafico. Area 16, scusate, area 15 è un'area di resistenza e a mio avviso la successiva sta intorno ai 15,50. Però ci vuole forza e invece abbiamo volumi in calo, ci vuole forza per superare questa soglia, secondo Ok, va bene, guarda, non a caso c'è un altro titolo del settore bancario, UBI Banca. Allora, UbiBanca, un grafico davvero molto, molto, molto simile a quello della banca Unicredit, sono molto simili tutti questi grafici. Lo stesso discorso fatto per Unicredito, qui la violazione a rialzo deve essere di area 3,42, 3,43. Stesso discorso, dicesi, come Unicredito, la a 3,60 la resistenza successiva. Ok, poi abbiamo Ferragamo. Davide, ti chiedo cortesemente se riesci a parlare più vicino al microfono perché io ho difficoltà a sentirti, cioè ogni tanto mi perdo le tue parole e mi spiace perché non vorrei perdermi qualcosa di importante. Allora, Ferragamo e poi Marie Tecnimont, grazie. Allora, Ferragamo è un titolo che ha un trend ribassista forte, non ha, questo titolo non ha in qualche modo reagito a nulla rispetto al mercato e continua la discesa, per cui questo è un titolo secondo me che in questo momento va assolutamente lasciato stare. E l'altro titolo Quindi era Mary Ferragamo no, Tecnimont. cioè proprio niente, tu non lo No, prenderesti in io lascerei considerazione. stare, non lo Ok, considererei in questo va momento. bene, Ha un l'altro trend discendente, titolo... se uno. Dimmi, dimmi. Se l'ascoltatore, se il telespettatore è short, allora può mantenere tranquillamente la posizione. Ok, va Mentre bene. invece per quanto riguarda Meire Tecnimont, diciamo che il titolo attualmente sembra, come dire, in fase di buon recupero, il superamento dei 4,28, 4,30 può portarlo fino a 4,50, direi, il livello di reazione successivo. Ok, va bene, poi abbiamo Eni, andiamo piano piano verso la fine almeno delle richieste. Eni. Eni, diciamo che fa parte di un settore, quello dell'energia, beneficia del buon movimento del petrolio, ha avuto anch'esso uno storno recentemente come tutto il mercato, però poi ha reagito. Attualmente direi il target poco sotto i 17 euro, là dove è stato respinto in precedenza, direi che è diretto là. Ok, va bene. E poi Eurotech. Allora, Eurotech arriviamo. Sì. Eurotech. Eccolo qui. Allora, Eurotech è un titolo che nel mese di maggio ha avuto un'esplosione a rialzo consistente, ora in fase di ritracciamento, insomma ci può stare dopo un rialzo della portata di quello che ha visto protagonista questo titolo nell'ultimo periodo, un vero supporto, se così si può dire, perché la crescita è stata veramente verticale, potrebbe essere un po' più sotto in area 2,25, mi aspetterei, ecco, un'area di supporto piuttosto forte, però Ok. questo è un titolo che per come è andata finora può reagire in qualsiasi momento. Ok, poi ti chiedo Davide Mondadori e poi invece ti voglio fare una domanda. Vabbè, magari dopo con te volevo guardare il nostro indice, poi una domanda su un altro dato che è arrivato oggi, che stavo dimenticando di farti. Allora, Mondadori, poi il nostro indice, e poi mi butto io sulla domanda più generale. Allora, Mondadori ha da poco violato una resistenza importante. Poco sotto l'euro 40, lo ha fatto con un movimento rialzista, oggi sta un pochino retrocedendo, però il grafico sembra interessante, anche se il settore in sé non mi sembra propedeutico di grandi fasi, diciamo così, in questo momento. Comunque il target di questo movimento sembrerebbe poter essere 1,60. Ok, guarda, aspetta, prima di andare sul nostro indice, Jonathan ci ha appena scritto, chiede, è possibile avere un'analisi sul titolo Salini? Sì, Salini in pregiro, allora. esatto. Dunque, per quanto riguarda Salini, diciamo che il titolo ha vissuto un periodo di discesa importante nella prima parte di quest'anno. Attualmente sembra anch'esso un pochino orientato alla ripresa, però qualsiasi ragionamento non può farsi prima che recuperi, diciamo, l'area 2,34, direi un'area importante perché significherebbe che il titolo sta invertendo la tendenza, quindi sopra quei livelli può essere di nuovo interessante. Più interessante. Va bene, allora il nostro indice, caro Davide.
Il nostro indice, diciamo intanto che noi abbiamo avuto una fase importante di ribasso e poi abbiamo più volte testato il supporto fino a crearne un altro più in basso, perché la prima area, quella diciamo posta sui 21.400 punti, tendeva a cedere. Adesso forse il supporto più importante noi lo abbiamo proprio appena sopra i 21.000 punti. Sotto quel livello io credo nulla ci possa levare un'ulteriore discesa di un altro migliaio di punti, però l'indice sembra ora reagire, diciamo la volatilità è in calo, stiamo andando anche verso la stagione estiva, pur comunque a rialzo il target a mio parere può rimanere intorno ai 22.400 punti e questo potrebbe essere il trading range, diciamo Certo, area certo. 21.000-22.400 è il trading range attuale. Certamente. Allora, Davide, il dato che mi stavo dimenticando di commentare con te, e non me lo sarei perdonata, è quello dell'indice Sentix, della fiducia degli investitori, perché è migliorato. Quindi aveva fatto un passo indietro a giugno, qui parliamo del dato che riguarda il mese di luglio, eccolo qui. Perché secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'istituto, che mensilmente pubblica questo indicatore sintetico, l'indice si è portato a 12,1 punti dai 9,3 punti di giugno e peraltro gli analisti erano per una discesa a 9 punti, quindi non solo non si pensava a un livello stabile, ma si pensava addirittura che potesse scendere. Tu come lo commenti questo dato? Ma lo commento col fatto che non è il primo, vorrei dire il PMI manifatturiero dell'Italia del mese di giugno, che viene pubblicato alla fine del mese di giugno, ha portato per l'Italia un'inversione di tendenza, cioè i direttori d'acquisto sono più fiduciosi e questi dati confermano che forse può darsi che ci sia già da parte degli operatori più addentro alle situazioni. Come noi avevamo citato che ci sarebbe stato un certo rallentamento dell'economia, questi dati sembrano dirci che questo rallentamento pian piano viene messo alle spalle. È il secondo dato a sorpresa da parte di chi elabora questi questionari, diciamo così, e sono dati di sentiment, quindi sono le percezioni di chi Sì. sta dentro, ok? E questi sono molto importanti perché sono i primi dati che danno il senso della reattività, quindi direi che è un dato molto positivo. Certo, perfetto. Davide, grazie. Io ti saluto e ti ringrazio. Naturalmente, come sempre, per le tue analisi e per il commento delle notizie che fai con me ogni settimana. Buona operatività, Davide Biocchi. Grazie, un saluto ai telespettatori. Grazie mille. E allora andiamo in pubblicità. Facciamo così, da un po' che non andiamo a vedere anche lo spread. Allora, in generale, un minimo di Intermarket a partire dal DAX. Allora, aspettate che lo riapro di qui. Eccolo qui, l'indice tedesco più 0,16%, quindi sopra la parità. E poi l'oro e il petrolio, guardiamo anche perché tra poco con il prossimo ospite ripartiremo proprio dal petrolio, più 0,55 l'oro, il petrolio scambia 73,65 dollari al barile, vedete ancora in sovrimpressione la breaking news del ministro del petrolio del Kuwait che ha detto la nostra produzione aumenterà per tenere stabile il prezzo del petrolio, quindi il petrolio rimarrà stabile. E poi dicevo andiamo a vedere anche lo spread che in questo momento è a 200. 138 punti base. Andiamo in pubblicità, tra poco, come dicevamo, parleremo del petrolio, ci collegheremo con Londra, torneremo sulla questione delle dimissioni di Davis, il ministro della Brexit, cosa potrà succedere e poi monitoreremo la sterlina. A questo punto vediamo come è messa la sterlina prima di andare sull'euro. Allora, euro sterlina inglese, il cambio è meno 0,18. E ripartiremo proprio dalla sterlina subito dopo la pubblicità. Vi aspetto qui sulle fonti TV. Viviamo oggi in un mondo in cui le idee alimentano la crescita economica. Colui che riceve un'idea da me riceve un'informazione senza impoverirsi.